No, si chiama Grotta Romana perché i primi esploratori... Furono i romani. No, i primi esploratori qua in questa grotta hanno trovato resti di epoca romana. Io volessi fare una foto di tutti i monumenti da Rio in modo che posso pubblicarla dove sono. Sì, sì. È moderno. Sì, sì. Mettendola ben in sicurezza, forse anche l'alce. Ah, la grotta dell'alce l'ho fatta da mulo, bella anche quella, sì. Anche l'alce. Fatto una foto anche a me. Oh, là, finalmente sono in grotta anche a me. Non riesco a prendermi. Appenditi. Appenditi alla corda che hai legata sopra. No, no con le mani sulle rocce. Appenditi, scendi con i piedi. Mettiti in tensione, ecco, vedi che sei stato in tensione, va? Ottimo, grazie. No, mio è gigante strano. E se uno è claustrofobico? E se uno è claustrofobico di solito non va in grotta, no?
perché ricordatevi, l'acqua aveva sempre una grande importanza, grandissima importanza. Pensate agli acquedotti che costruivano i romani. Lo rifacciamo? Sì! Una distratta rana dalmatina, piena di uova, è la dimostrazione che davvero talvolta questi animali detti troglosseni cadono per caso nella grotta. Questa è stata fortunata perché l'abbiamo riportata all'esterno, altrimenti sarebbe morta. Il tesco di un capriolo, un altro troglossene che è caduto accidentalmente nella grotta, è invece la dimostrazione che talvolta, soprattutto in presenza di un pozzo, gli animali non riescono più a uscirne. Chiudiamo l'escursione con una operazione di ecologia, ripulendo il fondo del pozzo dalle immondizie gettate da qualche incivile.